Va bene allora, proseguiamo oltre il ponte. Molto pittoresco come luogo, eh? C'è da dire che sanno come divertirsi da queste parti. Madonna mia. Certo che con la schiacciata di ginocchio gli fai proprio male, eh. Un mercato. Dimmi che è Vulgrim. Dimmi che è Vulgrim, ti prego. Dimmi che... Sì, è Vulgrim. Non tanto perché è Vulgrim, ma tanto perché posso vendere le falci. Tanto perché posso vendere le falci, ok. Ecco qua. Ho merci nuove, se hai denaro per comprarle. Ho merda nuova. Allora, vaffanculo tu e la tua scatola, stronzo. Vendiamo le nostre falci. Direi che va bene. Certo, e ricompriamo le nostre falci. Il giorno che decideremo di liberarci di queste falci, ci guadagneremo un bel po' di soldini, secondo me. Magari arriviamo a 100.000 con solo queste falci. Allora, vediamo. Sì, è come dicevo io. Guarda, questo oggetto qua ci fulla tutto quanto, mentre con questo che è di livello superiore arriva quasi a fullarlo. Va bene, allora, le falci magari le teniamo un attimino da parte. Potenziamo intanto queste falci. Allora, usiamo prima questi qua che sono gli scartini. Quindi farei questo e questo qua anche. Allora, forza 58. L'abbiamo potenziato talmente tanto che... si è rotto, vediamo. Ovviamente, però il suo attacco è aumentato. Io continuo a potenziarle. Invalidi D. Oh no, l'abbiamo rotto veramente. Vabbè, siamo a 200 d'attacco comunque, non vorrei dirlo. Che sinceramente è abbastanza per ora. Però dobbiamo potenziare anche questo, dobbiamo tenerlo da conto. Madonna, pure... Allora, sapevo che... Ah no, non era 400.000, era 400 più un altro numero accanto. Sapevo che prima o poi saremmo arrivati a un punto in cui ovviamente non avremmo più potuto potenziarle in modo rotto come stavamo già facendo. Ma non mi aspettavo uscisse un messaggio di errore, quello no. Soldi? Sì, neanche un oggetto, che tristezza. Non mi aspettavo uscisse invalidi D, quello no. Proprio no. Cos'è sta roba? Picco del serpente. Ok, forse siamo già arrivati al nostro obiettivo e stiamo per richiamare il tipo. Clunk! Sì, vabbè. Che sta succedendo? È molto diavolo come cosa, eh? Ah! Bello! Non mi aspettavo la carrozza trainata dai serpentoni giganti volanti. Voliamo? No, ovviamente. Ah! Vabbè, meno male che la fa lui sta parte, perché se l'avessi dovuto fare io, stando pure preciso, non sarei mai riuscito a farla. In God of War una scena del genere sarebbe stata quick time event tutta la vita. Tutta la vita. Galop, galop, galop. Sì, va bene. Come no? Sì, guarda. Ma proprio... Trova il trono, se... Vai nella sala del trono. Ok, come? Ah, non c'è neanche una mappa. Vabbè, giustamente. Ok. Sali? Eccoci qua, perfetto. Non c'è, boh, un forziere, nulla, no? Eccolo qua, un forziere, ovviamente. Soldi e forse un oggetto.
Un oggetto blu, va bene. Impossibile. Gli oggetti blu sono comunque ben accetti. Dovrei riuscire. Ecco qua, perfetto. Due invalidi D, oh no. Cioè più andiamo avanti più prendiamo invalidi D. No, ti prego. Ah no, penso che sia, cioè siano lo stesso però. Credo che siamo arrivati. Cioè stiamo potenziando le statistiche, ma a livello pratico non lo stiamo più potenziando. Guarda, se riusciamo anche solo a potenziare le statistiche come i danni e la difesa, sono già contento così, ti dirò. Anche perché difesa 181 di qua più questo era 85. Insieme sono una bella botta più tutte le difese dell'armatura. Vorrei dirlo, eh. Anche perché armi possedute non ne stiamo trovando, quindi voglio dire. Cioè l'unica altra arma posseduta che abbiamo trovato l'abbiamo dovuta comprare da un bel po' di tempo a questa parte, intendo. Ah, devo andare di qua. Ok. Mi sono buttato di sotto perché non avevo capito dov'è che dovessi andare. Però ora lo sappiamo. Eccoci arrivati, ora. Dov'è il mio prossimo obiettivo? Da questo lato. Sì, da quel lato lì, perfetto. Ah, anche lì c'è un gancio. Va bene. E devo aspettare che si riavvicina. Eccoci qua. Allora, anche qui c'è il gancio. No, devo aspettare che questo si avvicina, ovviamente. Ecco qui. Ora aspettiamo che quello si avvicina e poi usiamo il gancio. Eccoci qua. Molto semplice, molto pulito. E un'altra cesta. Più che altro strano che in Staria non ci siano nemici. Per adesso credo che il set che abbiamo trovato sia molto buono di per sé. Credo sia molto buono. Anche se qua è una differenza di 4 di difesa e noi la difesa ce l'abbiamo abbastanza buona. Quindi iniziamo già a cambiare equipaggiamenti. 4 di difesa non ci cambiano certo la vita. O magari sì, chi lo sa. Intanto noi continuiamo la nostra scalata verso il milione. Allora, dove devo andare? Di qua? No? Dove devo? Allora, il gioco vorrebbe che io andassi di qua, ma non c'è, arrivo di sicuro. Aspetta, a meno che... Ah, ok, allora. Sti cosi qua di legno non capisco mai quando ci possiamo aggrappare oppure no. Serio, serio, perché come dovevo capire che quel legno io ci potevo salire? Solo provandoci. Eccoci qua. Ora scendiamo. Certo, è un bel enigma comunque riuscire a passare da parte a parte. Ma perché sei scemo? Dovevi andare di là. Stavo dicendo, è un bel enigma passare da parte a parte. Solo che molto spesso non capisci quale pezzo ti puoi aggrappare oppure no. Tipo adesso. Ecco qua. Se uno non ci pensa, non è che lo capisce che deve fare tutto sto giro incredibile. Eccoci qui con molta... Aspetta un attimo. Ok, no, non c'era nulla lì. Ho pensato, non è che magari mi fa fermare, c'è una cesta. No. Ecco qui, perfetto. Mi sa tanto di arena boss fight tra poco, sicuramente. Tra poco sicuramente andiamo ad affrontare qualcuno di grande, grosso e che pure cattivo. No, di qua, non a destra. Eccoci arrivati, credo. Punto di domanda, non lo so. Ah, certo, alla fine la mappa, giusto, giusto. Vabbè, entriamo qui, che ti devo dire. Boss fight, sicuro. Prima contro i suoi soldati, poi contro di lui. Quanto ci fai? Il trono eterno. Where? No, morte! Cosa ci fai qui? No, strano. Ti ha mandato il cancello. Bello lui!
Beh, cavaliere, ho già sconfitto la morte una volta. Bella e la sua voce. Ancora. L'ho già sentita più di una volta. Non so di che cosa stia parlando. Ovviamente no. Trasudi ancora speranza. Beh. Non avresti potuto incontrare il cancelliere. Io non ti conosco. Tu chi sei? Sono il maestro delle lame. Non l'avrei mai tutto detto. Tutto ciò che rimane del guerriero che un tempo si chiamava Draven, del regno degli uomini. Ok. Avrei dovuto passare per il pozzo delle anime molto tempo fa. Eppure sei qua. Ma ho conquistato la mia libertà nell'arena per cadere sotto i colpi di frusta del re dei morti. Ok, il cancelliere invece? Un cancelliere non è poi un granché. Per secoli la sua lingua ha instillato veleno nelle orecchie del re dei morti. Se ne sta seduto sul trono eterno, esigendo obbedienza. Ok, quindi dobbiamo fare a botte. Potenza le mosse caricate del brocchiere permettendo il rilancio a tempo, punto debole. Non lo so, ma a sto punto proviamo. Non so cosa si intenda per punto debole, però. Il cavaliere pallido in carne e ossa. Eh sì, sono io. Va bene, saliamo di sopra. Scusatemi, ma devo passare. Nessuno disturba il signore delle ossa senza l'autorizzazione del suo cancelliere. Ottimo. Un cavaliere nel regno dei morti? No, no, non sia mai. E invece sono qua. Devo parlare con il signore delle ossa. Oh, non è possibile. Quanto ci fai il che invece lo diventerà? Si prende cura del suo regno, un onere che va al di là della tua comprensione, cavaliere. Eh certo, e come tu no. Tu sei forse il suo fermaporta? C'è solo un modo per risvegliarlo dal suo sogno. Fammi indovinare, devo andare la a prendere un oggetto. Dorata. Qui ai mortali viene offerta un'ultima possibilità di sfuggire alla tomba. Un premio che include un'udienza dal re. Sconfiggi il campione dell'arena e torna qui con il suo cranio. Sua maestà ti concederà udienza. Credo che sia una trappola. Credo sia una trappola. Cioè, nel senso, credo che lui voglia che noi uccidiamo questo tizio qua. Siamo già arrivati. Io credo che il cancelliere voglia che io uccida questo tizio, ma cioè non serve veramente per avere udienza. Stai attento nell'arena, cavaliere. Se ti accadesse qualcosa, non so se potrei perdonarmelo. Quanto sei falso e fasullo. E siamo saliti di livello.